Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video e ritorniamo a parlare di Bad Lunch Chucks. Chucks. Il grandissimo Bad Lunch Chucks, ovvero un uomo, precisamente colui che beve di tutto e rutta come un leone. Prima di cominciare, tempestate di like questo video, mi raccomando, il gesto deve essere sempre segomante perché il like va messo in questo modo, altrimenti non è like. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, mi raccomando, per non perdervi nessun video. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Tutti i miei link sono in descrizione come sempre, mi raccomando, andategli a dare un'occhiata. E accingiamoci a visionare un video estremamente potente. Ma cosa dico potente? Estremamente potentissimo. Cristo santo. What's good now? Badlands Chugs is back. And today I'm doing a Coke Zero. Ok, lui sì, vabbè, non c'è bisogno di presentarlo, ve l'ho già detto. Lui è Badlands Chucks. Lo chiameremo Chuck, così, contando per come il Chuck rappresenta quello dei film. Si sta presentando e dirà: oggi berrò due bottiglie di Coca-Cola da 2 litri. In questo caso ne ha una in mano e dovrebbe prendere la seconda. Double barrel, Chuck. Oh, man. I mean, I've done one of these plenty of times. La seconda se l'è uscita da sotto l'ascella, perché ce l'aveva messa proprio sotto l'ascella. Mi sa che la produce lui con l'ascella, la Coca-Cola. E si sta accingendo a berne il contenuto il più velocemente possibile. You know what I'm saying? Either double barrel or just chugging them. Don't burp. But... è pronto raga, si parte con la challenge. Insomma, la challenge, il tentativo di passare a miglior vita più che challenge. I've always done one. I've never done two. Dai Chuck che ce la fai, dai Chuck. So, it's time to do this, all right? But before I do this, si vede che è contento di fare questa challenge, dal suo viso rilassato e soprattutto sorridente e contento, si vede che è felice. Ma manco per il cazzo secondo me, eh? Cioè, secondo me lui è costretto a fare queste cose. I want to dedicate this video to Eddie. Eddie is a cat I met on Cameo and I want to wish you, Eddie, a Merry Christmas and a Happy New Year. Tra l'altro ha detto: se non arriverò a Natale vi faccio gli auguri Merry Christmas adesso. Perché lui già prevede, secondo me, che non arriverà a Natale dopo che si beve 4 litri di Coca-Cola. And I've never done this before, but they say that, you know. Dice: perché sto facendo sta cazzata? Perché? You know. Sto facendo ste cagate perché? Poi vede le visualizzazioni e i numeri del suo canale e dice: ah, per soldi, ecco perché. Let's get uncomfortable and live life. Cheers. Addirittura se le infila entrambe in bocca, bellissimo. Siamo partiti, raga! Tifiamo per Chuck! Oh! Chi è che tifa per le Coca-Cola? Scrivetemelo nei commenti, eh? Perché qui si stanno sfidando, eh? Da un lato c'è Chuck, dall'altro ci sono le Coca-Cola, eh? Fatemelo sapere nei commenti. Tifate per Chuck o per le Coca-Cola? Cioè, raga, l'aspirapolvere umana! Ma cosa minchia sto vedendo? Quando il leone ruggisce nella savana è perché ha già mangiato. Oppure ha bevuto Coca-Cola, in questo caso Coca-Cola. Wow! È la
prima sniffata di Coca-Cola l'ha fatta. Adesso parte con la seconda. Che già con la prima metà bottiglie se li è spazzate via. Adesso parte con la seconda. Ci vuole coraggio per fare una cosa del genere comunque, eh. Vai, let's finish, shall we? Dai Chuck, sei tutti noi, non tentennare, grande, vai, non cincischi, mi raccomando non cincischi. Che minchia ridi Chuck, stai rischiando la vita, che cazzo ride. Questo è un documentario sulla natura selvatica della savana. Stiamo documentando i leoni quando si svegliano la mattina e si fanno sentire nella savana dicendo io sono il re, no? E quindi ruggiscono, ruggiscono con tutta la loro forza. Pazzesco, raga! Mi appassionano sempre i grandi felini. So much carbonation. C'è caldo nella savana, eh? Almost done. Halfway done. Let's go. Terza tirata di Coca-Cola. Vai grande, sei tutti noi. Cominciando a sentire l'ambulanza di sottofondo. Mi sta cominciando a venire da sboccare, devo essere sincero. Però è molto affascinante e interessante anche vedere come l'uomo resiste a una tale pressione di gas nello stomaco. My goodness. Niente da fare, ancora continua! Veramente ci sta provando a passare a miglior vita, eh? Ci sta mettendo proprio tutti i sentimenti, tutta la passione e tutta la volontà. Oh, enough talk. Per l'amor di Dio, levategli quelle due bottiglie dalle mani! Sentite che potenza, raga, sentitela! Gli viene proprio dal diaframma tutta questa potenza! This is turning more into a burp compilation video. Woo! Grande! Yeah. Come on now. Little big laugh, let's go. Deeds, not words. Raga, se le è quasi sucate tutti e due, eh? C'è veramente l'aspirapolvere umana, il grande maestro! Abbiamo trovato veramente il supremo! Cioè, praticamente gli stanno fuoriuscendo gli occhi dalle orbite! Che potenza sovrumana! È affascinante! Che beve normalmente, cioè si infila proprio tutte e due le bottiglie e se ne aveva tre come cazzo faceva? Cioè io sono senza parole, in 3 minuti e 12 secondi, ma per me sono passati solo 10 secondi. Io ho assistito a qualcosa di estremamente pazzesco ed epico. Raga,
L'hashtag per questo video è hashtag l'aspirapolvere umana. Mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti questo fantastico hashtag che gli si addice tra l'altro al maestro, ovvero hashtag l'aspirapolvere umana. Tutti nei commenti, mi raccomando. Assurdo, colui che veramente viene da un altro pianeta, cioè il supremo, l'incredibile God. Yeah, double barrel style. Well, mostly. Cioè, io non solo sono esterrefatto da quello che ho visto, ma sono anche sazio sotto un certo punto di vista, perché vedendo lui che si intromma 4 litri di Coca-Cola, voglio dire, chiunque di noi sarebbe sazio, no? Eh? Don't touch that mouse. You're watching Badlands Chugs. Questa è la presentazione, ci fa vedere le 10 lattine di Sprite, che non sono 10 lattine di Sprite normale, raga, sono 10 lattine di Sprite al mirtillo rosso. Solo in America fanno ste cagate. What's good now? And thanks for watching Badlands Chugs. And today, does anybody want a Sprite cranberry? Well, I have 10 cans here. Guardate che contento quando mostra la sua lattina di Sprite al mirtillo rosso. E c'ha anche due stivali, due bicchieri a forma di stivali, che poi bicchieri sono bucali a forma di stivali. Praticamente, per quello che ho capito, prende queste lattine, le mette dentro gli stivali e se le indrumma come se non ci fosse un domani. Cominciamo malissimo, grande. Two boots. Ci tiene a sottolinearlo, two boots, ovvero due stivali. And, you know, I have no other words. The challenge speaks for itself, so let's get with it. Oh yeah. Oh yeah? Oh yeah. Andiamo ad inserire il contenuto delle lattine all'interno degli stivali. Spero che velocizzi questa scena, perché non è che possiamo perdere 2 ore per vedere lui che mette le Sprite dentro gli stivali, dai. About to fill these up. Right. 5 in each one. Should fill it right up. Have you ever seen the two boot challenge? No! Non la velocizza nemmeno per il cazzo! La scena ce la dobbiamo sopportare tutta! Raga, ASMR con la Sprite! Godetevelo! Probably seen one, but I doubt if you've seen two. I'm about to do it for you right now. Sì, Chuck, però sbrigati, ti prego! Te ne mancano ancora 3, sbrigati! This one won't open. Gotta squeeze it out. Gotta squeeze it out. È particolarmente interessante questo pezzo di video, veramente! Che ti manca l'ultima, dai! Dai che ti manca l'ultima! Ce la stiamo facendo, raga! E ce l'abbiamo fatta! Grandissimo! Ne ha messe 5 da una parte e 5 dall'altra! Ma poi tutto sto gas non gli farà male allo sto... Io penso di sì! I'm sweating already. This one is gonna be tough. Suda anche, ovviamente ha fatto fatica a mettere 5 bottiglie da un lato e 5 dall'altro di Sprite. Per lui è una faticaccia. Anche respirare, secondo me, è una faticaccia per lui. Oh, it's not quite full yet. But no worries. I happen to have an extra can. Quindi un
ancora, cioè ne mette un ulteriore in più, capito? Perché vuole praticamente riempire gli stivali fino all'orlo. Se no non è contento, se non ci lascia le penne lui in un video di questi non è contento. Chuck, dimmi, quante volte sei andato all'ospedale dopo aver fatto un video? Dimmi la verità. Just for this occasion, let's see if we can get it as full as possible. Guardate come sta godendo, si vede in faccia che gode. Dopo ti voglio però, Chuck. Ti voglio dopo. That should about do it. Oh my god, look at this. The two boot. I don't know if I can do this. Cioè lui in questo momento sta pensando, chi cazzo me l'ha fatto fare? Ma perché sto facendo ste cagate? Perché? Si vede dalla faccia che da un lato ride. Cioè quello è un sorriso forzato secondo me. Da un lato ride, dall'altro dice, che cazzo sto facendo? Si vede, sì, è palese, dai. It's a lot of Sprite cranberry. But it's time for deeds and not words. Non è umano se non soffre facendo una cosa del genere, non è umano! Vabbè. Let's try this one, shall we? Oh. È partita la challenge! Vai Chuck, sei tutti noi, tutti! Sei tutti noi tranne me però, eh! Cioè, io non voglio essere messo in mezzo. No, aspetta! Cioè, in 22 secondi si è bevuto uno stivale con 5 lattine e mezzo di Sprite! Perché ne ha messe 11 in realtà, no? 5 e mezzo in una, 5 e mezzo in altra, perché c'era quella bonus. In 22 secondi! Chuck, che cazzo hai nello stomaco? Nello stomaco, raga, avete sentito la potenza di quel rutto? Ma grazie al cazzo, cioè, ma si è bevuto uno stivale con 5 lattine e mezzo in 22 secondi. Avete capito perché dico che lui è il dio supremo delle degustazioni potenti? Per questo, ma non c'è paragone, cazzo. Yes. Chuck, chi minchia sei? Dimmelo! Ma io sono senza parole! There's two leaders gone, that's five right there. And now, for the second boot. Wish me luck, folks. Ed ecco il secondo stivale. Adesso se lo indrumma come se non ci fosse un domani. C'è stato 22 secondi per uno, ci starà 22 secondi anche per l'altro. Cioè meno di un minuto in pratica. Se contiamo solo quando lui beve, meno di un minuto c'è stato, eh. Per bersi 11 lattine di Sprite al mirtillo. Non scendere in apnea perché vedi che ti puoi sentire male, oh! Raga, dal momento in cui lui appoggia le sue enormi labbra sull'orlo dello stivale, non le stacca più finché non si indrumma tutto il contenuto dello stivale. Io sono estremamente scioccato, raga, assurdo! Alleluia! Respira! Raga, sta respirando, meno male! Perché avevo paura che non respirasse. Cioè va in apnea praticamente. Quando beve questo va in apnea. Raga, è tornato il re della savana. Il leone ruggisce. E tutto va bene nella savana. Yeah.
raga, l'hashtag per questo potentissimo e scioccante, perché è scioccante, video è hashtag il ruggito del leone. Mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti perché vado a controllare, eh? Hashtag il ruggito del leone. Minchia, ruggito. Più che ruggito è il ruttito del leone. Non si sente tanto bene, eh? Si vede che non si sente tanto bene. Ascoltami, chiama il pronto soccorso, Chuck. Non fare come al tuo solito che ti vai a bere altri 2 litri di Coca-Cola, Chuck. Yeah! Yeah! Guardate come ride, raga. Chiama il pronto soccorso, ascolta. Chiama il pronto soccorso. E di nuovo il leone ruggisce per confermare la sua supremazia, perché è il re della savana, il re dello sbocco. Vai! Mission complete! Grandissimo, in 1 minuto e 55 secondi. Se leviamo la parte in cui lui ha parlato, c'è stato 40 secondi per bersi 11 lattine di Sprite. Cioè, equivalgono a 2 litri, quanto cazzo di litri sono? Io sono senza parole, assurdo. Oh yes, folks. It is Grimace's birthday, all right? Aspetta, oh, aspetta! È partito così, a schizzo. Oh yes, folks. It is Grimace's birthday, all right? Guardate che contento, raga. C'ha una busta particolarmente strana del McDonald's. Io non so che cazzo di busta sia quella, ma c'è scritto Celebrate Grimace's birthday. Ha celebrato il compleanno. And you know what we gotta do. They got his own shake, purpled out and everything. And you know, we gotta try this. Guardate che contento, raga! Si è appena comprato al McDonald's il milkshake viola, quello purple, che non si sa nemmeno di che gusto sia. Ci potrebbero essere sostanze radioattive là dentro, però in ogni caso il nuovo milkshake viola, che qua in Italia non credo sia mai arrivato. Forse perché in America già l'hanno testato, non lo so. Bad boy, introducing the McDonald's Grimace birthday purple shake. E cominciamo con l'intro. Mouse. Minchia. Ok, anche l'intro rutta. Raga, è tutto un rutto. L'intro è spettacolare, cioè ci sta, è bella, ma anche l'intro rutta, dai. Don't touch that mouse, folks. TV remote or phone screen, because your boy Bad Legs Chugs is on. And yo, it is Grimace's birthday. Oh my gosh, you know the big... Yeah, grande! Barney looking, man, purple thing from McDonald's that we all used to know and love, all right? Grimace has been out of action for a minute, but yo, he's... Sì, ma Chuck! Non ti perdere in chiacchiere, ci sta 3 ore a parlare, 3 ore? E poi per bersi 3 litri di milkshake ci sta 10 secondi. Cioè, perde più tempo a parlare che a bere. Back, and it's his birthday, alright? And they just brought this bad boy out, ok? This right here is a Grimace shake. No, raga, lo devo doppiare, devo cercare... di doppiarlo. Sì, va bene, mi piace molto questo milkshake. Non so che sostanza gli abbiano inserito all'interno, ma lo berrò molto volentieri. Me lo succhierò tutto quanto sino alla goccia, all'orlo. Ah, mi piace tanto questo milkshake. Me lo berrei tutto quanto, iniettandolo all'interno del mio stomaco. Oh my goodness, I've
never tried this, so I don't know what color it is, what flavor it is, but yo, we about to try this right now. And they also have a meal, you know what I'm saying? Little Big Mac meal, but you know, been there, done that, all right? This is what it's all about right here, so let's take a sip. Ah, ok, quindi intanto si beve un bicchiere di milkshake. Così, random. Questo è un bicchiere bonus. Dopodiché se ne dovrebbe bere 3 litri, no? Nel titolo è scritto così, 3 litri. Ma che minchia ridi, Chuck! Stai per passare a miglior vita, che minchia ridi! È contento di fare ste stronzate, no? Cioè, lui ci gode, no? Si vede che gli piace moltissimo. Dice, non vedo l'ora di bermi 3 litri di questa sostanza radioattiva per vedere se il mio corpo riesce a resistere all'impatto con le radiazioni. Questa è la felicità prima di, diciamo, sentirsi male. Had a straw, all right? I brought my boot, okay? Fermi tutti! E ritorna il bicchierone stivale di vetro. Lo deve riempire tutto. Quelli sono 3 litri, eh? Se lo riempie tutto di milkshake, sono 3 litri. Non stava scherzando. And ladies and gentlemen, this right here is the new DOS boot, all right? You see, it has the B for Badlands on it. It's 2 liters. 2 liters at the line, 3 liters at the top, all right? Quindi proverà a passare a miglior vita bevendo uno stivale di 3 litri di milkshake. Vediamo, lui ci sta provando. Dice, vediamo se riesco adesso ad andare all'altro mondo. And we're about to step into the chug zone, okay? So, got the DOS boot right here, and let's begin to pour. Ce la farà secondo voi, raga? Scrivetemelo nei commenti. Secondo voi, con questa sfida, Chuck riuscirà a passare al miglior vita? Perché lui ci spera tanto. Oh my goodness. Guardate come versa quel liquido violaceo. Do you hear that? Oh, it sounds like music to my ears. So let's try to fill this up, all right? Guardate come è denso e cremoso quel liquido violaceo. At least to the line. Third one in, folks. Oh, it's getting cold. Guardate che sembra seme di toro. Seme di toro. Come cazzo mi vengono in mente a me anche certe cose, dai. Oh, man. Should we fill it to the top? Let's fill it to the top, folks. Oh, my goodness. Cioè, lo deve riempire tutto, se no non è contento. Cioè, fino all'orlo lo deve riempire. Chuck, stai esagerando, secondo me, eh? Cioè, va bene con la Sprite, va bene con la Coca-Cola, va bene con altre sostanze, ma con questo, dai, è pesante il milkshake. Gracious. Oh, man. What are we doing? This, ladies and gentlemen. Che minchia ridi, Chuck! Che minchia ridi! Tu sei in macchina, raga, secondo me, dopo che finisce di registrare questo video, dalla macchina a casa non ci arriva. Cioè, si caga addosso prima. Proverò a passare a miglior vita con questo milkshake. Sono davvero così felice ed entusiasta di fare questa prova a non morire. Di fare questa prova a morire, cioè a passare, diciamo, ad andare all'altro mondo. Sì, proprio così. Secondo me ce la fa, stavolta ci riesce ad andare all'ospedale. Secondo me ce la fa. 3, 2, 1. Eat up talk. Dai, Chuck, siamo tutti con te. Dai che ci riesci stavolta ad andare all'ospedale. Respira, sì, però
respira! Lo puoi bere lo stesso anche a sorsi piccoli e respirare tra un sorso e l'altro, Chuck! Non andare in apnea! Ha questo brutto vizio di andare in apnea! Cioè lui se non se li beve tutti in un sorso, tutti in una volta, non ci sente piacere! Ma se li beve tutti in un sorso non respira quest'uomo! Non è un uomo, è un pesce! Cioè stava, veramente stava soffocando, ce la stava facendo. Purtroppo per un pelo non c'è riuscito a, diciamo, a trapassare, non ce l'ha fatta. Anche questa volta perdinci. Oh. Woohoo! Grande Chuck, per un soffio non ce l'hai fatta, eh? Vabbè, non ti preoccupare, sarà per un'altra volta. Ritenta, sarai più fortunata ad andare all'altro mondo. That was crazy, folks. But we did it. Oh man, it kind of went down the wrong way almost, but yo, we recovered and we got it down. Man, the shake is delicious. Raga, è felice! Ha portato a termine la sfida. Purtroppo non è riuscito ad andare né all'ospedale, nemmeno all'altro mondo, ma a cagare ci andrà sicuramente. Questo è poco ma sicuro, ma a sghiccio ci andrà, eh? A pressione. So it's time to do the chug. Chugging the world, one bottle at a time. Batman's Chugs is back. E quindi raga, calcolando che il milkshake si chiama milk shake, ovvero latte shakerato, sappiamo che il latte in certi individui può portare ad andare a cagarella. Quindi, dato che se ne è bevuto 3 litri, l'hashtag di questo video è hashtag cagarella a spruzzo. Mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti hashtag cagarella a spruzzo, eh? Vado a controllare, mi raccomando. Speriamo che nel prossimo episodio non si beve la merda liquida. Epic chug alert, folks. I'm about to chug all the Mountain Dews you see here. Yeah, Bahia Night, grande. All that I can find in the big, comically large wine glass. Guardate che glass! Che bicchierone gigante! E quelle sono tutte le bevande che lui andrà a bere. Spero che le beva singolarmente, perché se li mischia tutti quanti insieme, capisci? Cioè, non può finire bene sta cosa. We're gonna call this the Every Dew Chuck. Che minchia ridi, Chuck! Dai, che ridi! Pensa soprattutto a quello che stai facendo e non rischiare la vita, Chuck! Don't touch that mouse. You're watching Badlands Chugs. What's good, everybody, and welcome, welcome back to Badlands Chugs. Benvenuti, benvenuti, welcome. Benvenuto anche a te, Chuck. Adesso si mette a presentare tutte queste bevande che, se non sbaglio, hanno tutte la stessa marca, che si chiama esattamente The Mountain Dew. And right now, I got an epic chug I'm about to do right here. Gli americani ci provano sempre a intossicare le persone. These are all the Mountain Dews that I can find, okay? And I'm about to chug them all in this one big... Raga, guardate quanto è grande quel bicchierone! Quello non è un bicchierone, è una botte enorme! We're gonna call this the Every Dew Chug, alright? I got right here the Maui Burst, okay, the Lime Wire, Mountain Dew Spark, Cold Red's a favorite. Cioè, praticamente le bevande tutti i gusti più una di Harry Potter. Cioè, a quel livello siamo, eh? Good old original, the Frostbite, alright? Voltage and the super rare Mountain Dew Violet. And last but not least, I got the Baja Blast. We gotta get it from Taco Bell because they don't come in bottles here in New York. And oh, I got an extra Frostbite here, all right? Minchia, e ancora deve cominciare a bere. E io già solo col pensiero comincio a ruttare. All right? Oh, that's extra? Huh? Can I... Chuck, sei sicuro di voler fare questa cosa? Let me see. That's it. I'm filming, man. Ovviamente no, credo vivamente di no, anche perché, ripeto, raga, si vede palesemente in faccia che lui non è tanto sicuro di voler fare questa cosa, pensa, ma perché sto facendo questa cazzata? Poi guarda sempre il suo conto in banca e dice, ah, ecco perché lo sto facendo. E allora a quel punto gli ritorna il sorriso.
Big ups to OK Hip Hop. He's filming the camera, all right? Go visit him on his websites, all right? He made the beat that you hear today, all right? You ready? We can continue? Let's go. Bye! Let's go! Maui Burst, folks. Yeah. Livewire, folks. Mountain Dew Spark. Cioè, quindi li mette tutti insieme, sta facendo un miscuglio! Oh yeah! From Pennsylvania. Guardate che felice, raga! Guardate il ritratto della felicità che ha impresso nel volto quest'uomo! Guardate come mentre ride nel frattempo pensa: oggi non arriverò a fine giornata! Frostbite! Vai, grande! La cosa bella è che gli scrive sotto anche le calorie! E quindi se non raggiunge 40 miliardi di calorie in quel bicchiere lì non è contento! Get out of here, B. You can't have that. Yeah, grande, grandissimo, grande. Nel frattempo quella bevanda sta cambiando mille colori diversi. Get this B out of here. Get out of here. Boo. Shoo. 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 Quell'ape ti sta volendo dire di non fare questa cazzata. Raga, anche l'ape gli dice: ma che fai? E lui ovviamente la scaccia così: vattene, vattene, non la scacciare. Quella sta facendo di tutto per dirti di non farlo. Alright, let's continue. Voltage. No, niente, continua, raga, continua. Tra l'altro quelle bevande sono sempre superiori alle 200 calorie. Cioè è diventato gasolio, quella cosa è cancerogena, che minchia di bevi, Chuck? Raga, è diventata nera quella cosa. Cioè tutte queste bevande insieme hanno creato una bevanda extra, cioè un prodotto chimico. Raga, che merda è quella cosa? Looks like cola and the rare Mountain Dew Violet from Japan. But hold on, wait a minute, I wanna see how this bad boy tastes first. Oh man. La cosa bella è che... oh man! Sì, ma poi beviti l'altra però! Guarda che merda hai fatto da quel lato! La vera, raga, l'avete visto? Cioè, è diventata Coca-Cola quella cosa! Cioè, tutte le bevande insieme, con tutte quelle sostanze chimiche all'interno, formano la Coca-Cola! È uguale alla Coca-Cola! Lo stesso colore della Coca-Cola! Nice, grapey Mountain Dew. Let's put it in there. Baja Blast, straight from Taco Bell. Cioè, ancora continua, cioè, ancora inserisce all'interno della sostanza, capito, raga? Yeah. Raga, guardate che merda! Guardate il colore! È diventato nero malattia quella cosa lì. Cioè, io credo che se quella sostanza lì la metto nel serbatoio della mia macchina, funziona meglio della benzina! Yes, y'all. The time has come. Enough talk. It's time to get this done. Cioè, tra l'altro, a parte lui stesso, quella sostanza ha preso lo stesso colore della sua maglietta. C'è tutto un unico colore, non si distinguono più. The Everydew Chug. Yes. 3, 2, 1, let's do it! Ma let's do it! Un paio di palle, Chuck! Che cazzo di bevi? Ma lascia perdere, guarda che colore ha quella roba! Ok, è partito! Veramente sta facendo sta cazzata, la sta facendo davvero, raga, io non me l'aspettavo! Cioè, io non pensavo, però la sta facendo davvero! Ch-
Jack, respira! Non andare in apnea perché vedi che ti puoi sentire, ma respira! Tutto in una volta se lo vuole bere, ma è pazzo! Sta tremando! Mi sa che questa è la volta buona che lo perdiamo! Cioè, se l'è buttato anche addosso! Si è fatta la doccia! Cosa bella è che esulta, dice yeah! Ma ti voglio dopo quando vai a cagare la sghiccio in bagno! Raga, si è bevuto un composto chimico fatto nella centrale nucleare di Chernobyl! Woo! Che sniffata, eh! Grande, Chuck, grande! Se l'è bevuta anche col naso! That's what I'm talking about. E beh, ovviamente il rutto mancava, no? È normale. Anzi, si è trattenuto, perché di solito fa certi rutti che i leoni della savana si devono spaventare. That's Chuck, folks. Till next time, keep watching Badlands, Chucks. I'm out. Mamma mia, come cazzo fa ad essere ancora vivo? Misteri della natura. E quindi, raga, l'hashtag fenomenale per questo fantastico video, dove prova per l'ennesima volta Chuck a passare al miglior vita. Ma fortunatamente non c'è riuscito, perché altrimenti povero Chuck, a quest'ora parlavamo della buonanima di Chuck. Fortunatamente è ancora vivo. E hashtag bevanda radioattiva. Mi raccomando, raga, scrivetemi tutti nei commenti hashtag bevanda radioattiva. Un miscuglio radioattivo nucleare c'era dentro quel bicchiere. Pump up the volume.